La Sacra Famiglia è uno dei quartieri più recenti della città e un po' alla volta si sta dotando dei servizi fondamentali. Dopo la farmacia, aperta un anno fa, dal 1 settembre ha un proprio medico di base. Il dottor Paolo Frigo ha scelto di stabilire il proprio studio nel piano superiore della farmacia, dove a breve troveranno posto specialisti e un pediatra. Dalla comunità, che ha una propria identità, era partita una petizione per l'arrivo di un dottore. Per questo l'inaugurazione ufficiale dei locali e dell'ambulatorio ha trovato il plauso dell'amministrazione. Beh, è un segnale importante perché il medico di famiglia nei nostri quartieri è fondamentale. In questo quartiere, che è un quartiere che sempre di più diventa sempre più popolato e popoloso, mancava. E quindi è un servizio che viene dato, che viene garantito, e quindi oggi è una bella giornata. Proprio l'altra settimana ero in un'altra zona della città, anche alla Bassona, dove anche lì una volta non c'era, adesso c'è il medico di base. È un segnale di attenzione, per questo ringrazio l'assessore Coletto veramente per i nostri quartieri, per la nostra città e per i nostri cittadini. Le farmacie, ha spiegato l'assessore regionale Coletto, sono un centro di sanità e la professionalità dei medici di base è una delle colonne portanti della sanità veneta. Previsto dal piano sociosanitario, cioè i servizi che arrivano nei quartieri, quindi la farmacia, il medico di medicina generale, la farmacia diventerà farmacia dei servizi, quindi allargando non solo la vendita dei farmaci ma anche altri servizi integrati per il territorio. Alla cerimonia il presidente della provincia ha portato invece la sua testimonianza sulla figura del medico che ha preso servizio alla Sacra Famiglia. Riconosco la grande umanità, la passione per il suo lavoro, la capacità di fare il medico, ma soprattutto la grande umanità. Bene, oggi la Regione Veneto ha fatto un grande regalo a questa zona, portando una persona umile, corretta, preparata, con grande umiltà.